Buongiorno a tutti, ben ritrovati o bentrovati se siete nuovi qui. Io sono Nicole, sono un'insegnante di numerologia esoterica e in questi brevi video settimanali diamo un'occhiata all'energia della settimana, quindi quella che andremo a vivere nei prossimi giorni. Uno studio piccolo, breve, che però parte dalla numerologia ma attraversa diverse discipline, quindi oltre alla numerologia osserviamo quello che Li Ching ci insegna, il Tao ci trasmette e anche l'aura soma come sistema del colore per avere un altro spunto, di un'altra tipologia. In più sfruttiamo quando possibile anche i tarocchi, gli arcani maggiori, per avere un ulteriore spunto. Diciamo. Parliamo di questa energia invece, entriamo nell'energia dell'11. Allora, noi abbiamo questa energia che, dunque, noi conosciamo un pochino l'uno, ve ne ho un pochino parlato, l'abbiamo visto col 10, parla di una volontà, volontà e potere. Nell'11 si può vivere anche una forma di, diciamo, conflitto interiore, perché possono essere i due uno, due volontà in contrasto una con l'altra, come se ci fosse una parte di personalità e di anima che si combattono. In realtà è chiaro che l'anima non combatte nulla e nessuno, siamo sempre noi che magari combattiamo contro noi stessi, facciamo fatica ad ascoltarci. Eppure in realtà questo numero, e questo ve l'ho già anticipato in qualche altra diretta sicuramente, è anche detto il profeta, proprio perché al contrario, quando i due uno, anziché fare dalla lotta uno con l'altro, diventano un canale ricettivo, questo numero riesce ad avere una grandissima capacità di intuire, proprio profondamente intuitivo, quindi di grande ascolto e ricettività verso quelle che sono le intuizioni. Non sono idee, non sono cose che arrivano dalla nostra personalità, sono grandi comprensioni che arrivano da un altro livello, per cui è un grande e profondo contatto con una verità al di là di quella che è la nostra logica. I numeri vengono dalla storia del numero precedente, cioè non sono a compartimenti stagni le energie, lavorano uno con l'altra. Quindi se noi pensiamo, qua ve lo faccio proprio vedere, noi pensiamo al 10, il 10 poteva essere agganciato alla dipendenza dall'altro, a non riuscire a stare da solo. Questa dipendenza, se non è stata elaborata in modo corretto, nell'11 comporta una ipersensibilità. Questo vuol dire nella pratica, a parte l'ipersensibilità è abbastanza chiaro, però molto spesso quello che accade è che l'11 tende a rimanere ferito perché sperimenta ciò che lui non farebbe mai alle altre persone. Cioè, quando crei una dipendenza in una relazione, non è sana, non è equilibrata, e di conseguenza il tipo di relazione squilibrato mi porta ad essere ferito, proprio perché vivo situazioni, cose che anche mi dico io non lo farei mai, questo eppure lo vivo. Perché? Per imparare a rendermi non dipendente. Quindi questa ipersensibilità è anche funzionale a sganciarmi dalla dipendenza nella relazione. Non solo, ma l'altro aspetto lo guardiamo dopo. Un'altra caratteristica più sfidante che troviamo nell'11 è che rischia di essere prepotente. Quando? Quando non ha elaborato la solitudine vissuta nel 10. Cioè, il 10 può essere dipendente, o comunque vivere in modo negativo, sfidante, comunque stare male nella solitudine. Se rimaniamo con quel tipo di energia, quello che accade qui è di cadere nella prepotenza. Ma perché? Perché in realtà è vero che ha la grande capacità di contattare un livello più alto, diciamo, rispetto a quello della personalità, della piccola mente dell'uomo, ma se non si sente ascoltato rischia di diventare prepotente. Cioè, se si sente da solo con quello che ha compreso, può cadere nell'insistere perché gli altri siano d'accordo. Se sei il profeta, gli altri non possono essere d'accordo finché non passi tu quell'energia, perché sei tu il primo a vederla, quindi è fisiologico che sia questo il cammino attraverso il quale un'energia 11 deve camminare e avventurarsi. E in tutto questo, però, se il 10 invece ha veramente imparato a stare nel coraggio, lasciare andare tutte queste paure che lo portano alla dipendenza, alla paura di stare da soli, comunque un disagio quando si sente solo, la solitudine come una cosa negativa. Al contrario, il coraggio porta, del 10, porta l'11 a essere di profonda e grande ispirazione per gli altri. Sia perché ho tirato fuori il coraggio di essere me stesso, ma anche e soprattutto il grande coraggio, scusatemi, di comprendere il dolore che ho vissuto, le
ferite di cui parlavamo anche poco fa. Sperimento delle ferite, io non lo farei mai questo agli altri, però è funzionale, perché se hai il coraggio poi di stare in quel dolore, conoscerlo, comprenderlo e di conseguenza lasciarlo andare, sarai di ispirazione per gli altri quando saranno pronti a fare la stessa cosa. Quindi è una grande ispirazione in realtà. Ed ecco che questa è un po' l'energia che il numero 11 porta. Che i numeri doppi, diciamo, quindi 11, 22, 33, 44, sono tutti quanti numeri che vengono definiti numeri maestri, perché quando ci specchiamo con noi stessi lo stesso numero due volte è un po' come se ci trovassimo davanti a noi stessi completamente nudi, e questa cosa spesso ci fa un po' scappare perché non è semplice confrontarci con noi stessi, col nostro vero sé, e quindi vengono detti maestri perché sono particolarmente intensi come energie, ma anche possono dare dei grandissimi insegnamenti, quindi tanta sfida uguale anche tanto talento, per cui è importante tenere presente anche questo aspetto. Ed è bellissimo come Li Ching ci parli di un'energia estremamente buona, diciamo. Questo esagramma infatti si chiama Pace, e ho pensato intensamente alle ragazze che stanno facendo con me il corso dei tarocchi in queste settimane. Abbiamo appena ricominciato il mercoledì sera con la parte 2. Era un po', insomma, che non ci vedevamo, abbiamo cominciato a parlare, mi ha chiesto, ma Nicole, ma sta energia quando è che si alleggerisce? Io non ne posso più. E appena ho letto che il nome del Li Ching 11 è Pace, ho pensato, ah, questo lo regalo alle mie compagne d'avventura nei tarocchi, perché, insomma, c'è della stanchezza. E infatti è molto importante tenere presente questo. Allora, noi viviamo, secondo Li Ching, questa energia di pace, perché? Perché relazionandoci in modo corretto alla nostra vita, alle relazioni, alla nostra indipendenza interiore, siamo riusciti, abbiamo raggiunto questa pace. Ma la pace che cosa vuol dire? Un equilibrio tra cielo e terra, tra sopra e sotto, quindi anche tra anima e personalità, e questo vuol dire vivere in armonia con l'universo, fluire in modo sereno, per cui potremmo riuscire ad arrivare a vivere questo tipo di energia anche la prossima settimana. Questo esagramma è composto da 6 linee continue, diciamo, nelle 3 più in basso, mentre le 3 sopra sono spezzate, hanno come un canale in mezzo, e infatti questo ci parla di una aperta ricettività, la chiama Li Ching, nel senso che questa ricettività è sicuramente all'intuito di cui si parla con la numerologia, quindi riesco ad accogliere messaggi che non arrivano dalla mia personalità ma da un livello più alto, ma non solo, in realtà è l'aperta ricettività anche verso tutti gli eventi che accadono fuori di me, quindi anche all'esterno, per cui smetto di alzare delle barriere, smetto di cercare di manipolare, aggiustare, sistemare, comincio a essere ricettivo in modo molto costruttivo, comprendo che tutto quello che accade intorno a me mi sta dicendo qualcosa, insegnando qualcosa, quindi questa ricettività è profondamente funzionale. E in questa modalità noi riusciamo anche a lasciare un po', ad ammorbidire, alleggerire quelle tensioni che si erano create anche nelle relazioni. Per cui in realtà molliamo una tensione e vediamo come tutto fluisce in modo più morbido, più fluido, appunto. E ovviamente c'è sempre il piccolo tranello, non va mai grassa così facile e basta. Però qui ci viene semplicemente chiesto di non rilassarci. Non mollare, non dire ok, adesso sto fluendo con l'universo, sono in armonia con il cosmo, quindi sono a posto così, non devo più fare nessun tipo di lavoro. Perché molto spesso noi abbiamo la tendenza a fare un tipo di lavoro spirituale, comunque una ricerca per uno sviluppo spirituale, solo nel momento in cui stiamo vivendo momenti di pressione, di difficoltà, di disagio, cioè comunque non ci troviamo a nostro agio nella vita. E quindi pensiamo, ok, c'è qualcosa che non va, allora vado a vedere che perché. Non sempre, non tutti, ma credo chi sta guardando questo video sì. Per cui andiamo a guardarci dentro, a osservare cosa accade e cercare di comprendere che cosa la vita ci sta mostrando, in modo da vivere uno sviluppo spirituale, lo chiama Li Ching, fondamentalmente è un'espansione di coscienza, cioè trascendiamo i limiti che la nostra coscienza ad oggi ha, in modo da fare un passaggio appunto oltre e ritornare in equilibrio con la vita, in equilibrio con la vita e noi stessi, quello che siamo profondamente, perché appunto noi ci evolviamo sempre, solo che se la parte creativa di noi, che è quella animica e spirituale, è sempre in movimento, quella creata, quindi il corpo, la personalità, il modo di pensare, il modo di sentire, emotivo,
fanno un po' più fatica, fanno un po' più di resistenza nel cambiamento. È lì che si incricca un po' ogni tanto il meccanismo e noi ci troviamo un pochino in difficoltà, a disagio. Perché? Perché quello che è manifesto, creato, non è più allineato con ciò che siamo veramente, quindi c'è una forma di attrito. Quindi più resistiamo, più fatichiamo, meno resistiamo, più andiamo a cercare l'origine e più è probabile che riusciremo a rendere il nostro lavoro un pochino più fluido e la trasformazione più veloce. Il punto però è che non è che solo nel momento della difficoltà, della crisi, il mondo spirituale e animico sono in movimento e pronti per farci fare una crescita. In realtà sempre la vita ci può insegnare qualcosa, quindi noi presumiamo che essendo in armonia con il cosmo, allora non abbiamo nulla da imparare. Non è assolutamente vero, è proprio importante invece continuare a essere ricettivi, come stavamo vedendo che questo I Ching porta come tipo di energia. Quindi non arrenderci, non mollare, non rilassarci, che non vuol dire poter mai godere di quello che c'è anche in un momento di serenità, anzi in realtà potremmo forse godercelo il triplo, perché non è semplicemente un ok, adesso sto bene, mi rilasso e aspetto il momento in cui devo fare un altro passaggio, mi godo ciò che la vita mi dà, perché poi più noi siamo allineati con noi stessi, più la vita ci supporta. Quindi quello che potremmo imparare non è per forza faticoso, può anche essere imparare ad amare quello che c'è, a riconoscere quanto la vita ci supporta quando siamo noi stessi, quando siamo in un momento di fluidità appunto con la vita e con la nostra anima. Passiamo all'aura soma. Questa bottiglia parla di comprendere che cosa sia l'amore incondizionato, quindi una cosa facile tutto sommato. Ovviamente in primis imparare che cos'è l'amore incondizionato nei confronti di noi stessi, quindi questo penso lo sappiate che sia molto legato al rosa, l'amore incondizionato. L'amore incondizionato, credere veramente che tutto ciò che accade sia perfetto così com'è, togliere il giudizio da quello che viviamo, giudizio questo è buono, questo non è buono, questo mi fa star male quindi lo escludo dalla mia vita o cerco di escluderlo o lo combatto. O innalzo le barriere, oppure gli altri mi fanno questo e non lo avrei mai fatto. Questo amore incondizionato, che è una forma di accettazione totale di quello che accade, ci permette uno di veramente accogliere gli insegnamenti che la vita ci propone, due in realtà vivere con maggiore serenità. Il fatto che ci sia il chiaro sopra, che se ricordate l'avevamo incontrato in modo preponderante nella bottiglia, quindi settimana 54, è un'energia che parla della sofferenza e della comprensione della sofferenza. Scusate se ogni tanto guardo lì, ma mi concentro meglio che guardarmi me nelle palle degli occhi. Quindi in realtà questa energia di comprensione della sofferenza ci porta a comprendere che è stata funzionale, ad amare anche quella parte, non solo. Accettarla vuol dire anche permetterci di farci un pianto quando ne abbiamo bisogno. Noi tante volte tratteniamo le nostre emozioni, le imprigioniamo, che sia perché siamo in imbarazzo a piangere, che sia perché crediamo che la fragilità, il pianto sia fragilità, debolezza e quindi qualcosa che non va bene. Queste credenze sono state un po' passate a molti di noi, dico molti per quello che ho visto anche un po' dei corsi che ho frequentato o insegnato, noi tendiamo ad avere veramente un po' di difficoltà nel lasciare andare, poi si impara. Eppure giudichiamo le emozioni, a volte anche le tratteniamo perché è importante, non lo so, essere forti per qualcun altro. E questa cosa qui è potente, cioè vuol dire trattenere veramente tanto. Per cui l'amore incondizionato, per anche queste lacrime non piante, come viene appunto definito in parte il chiaro dell'aura soma, è di grandissimo supporto, ci permette di lasciare andare. Ricordate che questo I Ching si chiama pace, questa energia può essere di grande equilibrio tra cielo e terra, quindi piangere non vuol dire la tragedia, anzi vuol dire mollare tutti quei limiti che ci siamo autoimposti e cominciare a volerci veramente bene per quello che siamo. Poi la bottiglia parla di riuscire ad avere più fiducia in noi stessi, quindi lasciare un pochino andare le insicurezze, essere maggiormente indipendenti dai giudizi degli altri, perché anche questa cosa può influire tanto. E
altro aspetto il perdono del sé, cioè perdonarci a un livello. Molto spesso in questa energia si tende a credere di aver dato tanto e non aver ricevuto nulla in cambio. Io ho dato tantissimo e gli altri no, a me. Io faccio sempre tutto io e gli altri non fanno nulla per me. In realtà si tratta di imparare a fare ciò che ci sentiamo di fare perché ci sentiamo di farlo, non per avere qualcosa in cambio. Quindi è un grande insegnamento non così semplice. Allora, la carta 11 dei tarocchi è la forza, si chiama, è questa qui. La donna rappresenta l'anima, mentre il leone rappresenta la personalità. Qui la cosa bella è che diciamo che l'anima introduce un discorso con la personalità, cioè riesce a entrare, riesce a parlare. Il punto è che da parte della personalità è necessario che ci sia l'essere disposti a un ascolto, per cui la forza è in realtà la comprensione che la forza divina ci sta usando, che vuol dire che finalmente c'è un grande contatto tra sopra e sotto, che è un po' quello che Li Ching ci diceva. Cioè, una delle frasi legate a questa carta dei tarocchi è «sia fatta la tua volontà», cioè le zanne del leone, vedete che sta cercando di mordere, in realtà è un po' lasciare andare il potere personale inteso come legato alla personalità e lasciare che sia l'anima a guidarci. Lei in realtà lo tiene senza nessuno sforzo, cioè gestisce la personalità con serenità, con pace, quindi questa possibilità di contatto è veramente preziosa in questo caso, no, è sempre preziosa, in questo caso è più probabile che possa avvenire. Guardiamo che cosa ci dice il Tao in questo caso rispetto all'11. 30 raggi convergono sul mozzo, ma è il foro al centro che permette di usare la ruota. Si plasma un recipiente con l'argilla, ma è lo spazio all'interno che lo rende utile. Scolpite con maestria porte e finestre, ma è lo spazio vuoto della stanza che si usa. L'utilità di ciò che è dipende da ciò che non è. Non so, mi verrebbe da parlarne per ore, ma è un po' quello che abbiamo già detto. Cioè, la personalità è associata alla coppa del Graal che contiene l'anima, quindi è ciò che contiene che conta, non è la personalità, il leone, è la nostra anima che ha il vero valore, quindi quello è il punto. Trovo veramente bello quando le cose, tutti gli argomenti, tutte le discipline abbiano questa eccezionale continuità e fluidità nel discorso, ma abbiamo detto che è particolarmente fluida questa energia, in pace, quindi benvenga anche in questo caso. La smetto, vi saluto e vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me anche oggi. Se avete piacere ci vediamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Vi auguro veramente di sentirla e godervela questa pace. Ci auguro, se mi piace di più. A presto.